Ma hey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrelink91 in questo nuovo capitolo di Yo-Kai Watch 3. Siamo al decimo capitolo. Iniziamo subito con gli yokai, con gli eroi yokai che cercano di abbattere la barriera per entrare nella torre del Papa Pajin. Ah, non possiamo entrare. Spostatevi, levatevi di mezzo. Sono davvero fomentato per quest'ultimo capitolo. Cavolo, non c'è proprio modo di entrare. Brutta situazione. Funziona questo affare. Proprio sta controllando tutto quanto, Ma chi è? No, non è possibile. E invece sì. Mi è stato fatto notare che forse alcuni di voi non mi conoscono. Non conoscono a mio pagino. Ed ecco perché mi sono preso la libertà di preparare un piccolo video per voi. Per voi sia. Non è cortese da parte mia? Ovviamente i picciotti, è certo. Guardate attentamente, lo spettacolo sta per cominciare. Via! Oh, copyright incoming. Ma chi se ne frega? Era leggenda e ora è tornato. Colui che un tempo era rispettato e temuto in tutto lo yokai world. Terrorizzati, gli yokai tremavano al solo sentirlo nominare. Il boss dei boss. Il Papa Pajino. Alla tua. E poi acqua. Enma il Grande? Il solo e unico sovrano dello Yokai World sono io! Sì, Sua Eccellenza. Ma 555 anni fa avvenne il disastro. Il Papa Padrino sarà d'ora in poi bandito dallo Yokai World. Esilio nei più profondi recessi dello spazio. No! Me ne ricorderò! E quando sembrava che tutto fosse finito, dalle tenebre e dalla disperazione scaturì l'inaspettato ritorno. Ma quello... Finalmente avrò la mia agognata vendetta! Finché avrò questo ufo e questa pietra, riuscirò a trasformare tutti i miei sogni in realtà. Nessuno potrà più fermarmi ora. Dico bene! Dico bene! Bada bing! Dopo 555 anni, è tornato nelle sue mani un nuovo potere! Lo Yokai World trema dinanzi a me. La vendetta sarà mia! Con questo nuovo potere, io ricostruirò lo Yokai World. Il mio nome è Papa Pajino. Non dimenticarlo. Non potrei mai, Vostra Signoria. Inseguendo il sogno americano. Quello è il titolo in realtà. Pensare che c'è sempre stato lui dietro la storia del lupo per tutto il tempo. Questo Papa Pajino è davvero così potente? Ma certo, nella lunga, lunghissima storia dello Yokai World, lui è il peggior cattivo di tutti i tempi. Proprio così. È mai grande di 555 anni fa ha dovuto bandirlo. È davvero così pericoloso, gna? È stato bandito nello spazio e ha assunto il controllo di un UFO, che ne pensi? Sì, sì, è incredibile. Avete visto come hai rotto quell'edificio? Sì, ha anche il avere il potere di trasformare sogni in realtà. Sembra che la pietra UFO stia aumentando il suo potere. Il che spiega come si è riuscito a erigere quell'enorme torre in un lampo. Ma qual è il grande piano di quell'essere diabolico?
cosa intendevo con ricostruirò lo Yokai World? Noi eroi Yokai stavamo studiando le sue mosse, ma non siamo riusciti a scoprire il suo vero obiettivo. Beh, inutile piangere sul latte versato. L'importante è andare a fermarlo. Al momento c'è solo una cosa che possiamo fare. Giusto, dobbiamo introdurci nell'enorme torre creata dal lupo. Ricevuto! Sembra un buon piano! Noi Blasters vi aiuteremo! Sul serio, secondo le nostre fonti, la torre è circondata da una bandiera resistente! Capisco, una barriera avete detto? Lasciate fare a me. Ho un'idea su come distruggere quella barriera. Che fortuna! Ecco il geniale Steve Jobs, pronto ad aiutare. Cosa hai in mente? Prima devo tornare alla Yopple per parlare con Mark. E noi dovremmo venire alla Yopple? Ok, ma se ora andassi qui che c'è una bandierina, no? Chocobo! Che ci fai tu qua? Wow! Whisper, questo che tipo di uccello è? Questo uccello è conosciuto come Chocobo? Com'è tenero! Sì, ma che ci fai, Yokai Watch? Che starà dicendo? Persino io non conosco il linguaggio degli uccelli. Io ho un'idea, gna. Chiediamo al leonguista di tradurre per noi, gna. Ah, certo. Bene, chiediamo al leonguista. Wonderful, esatto. Sei vero? Io parlo Chocobo very well. Fantastico. Dice che vuole mangiare dell'erba ghiasal. Ghiasal. Non so sinceramente come si legga. Chocobo è uno strano... Sì, ma che c'entra Chocobo qua da Final Fantasy? Dobbiamo aiutarlo, ok? Erba Ghiasal? Ghiasal? Non l'ho mai sentita nominare. Come sarà fatta? A quanto pare Chocobo ne vanno ghiotti. Dove possiamo trovarla, gna? Ah, a Valtoro c'è una vecchietta che la vende. Davvero? Dobbiamo recarci alla stradina segreta vicino al tempio della retta via a Campo Fiorito. Pare che la coltivi lì di nascosto. Okay. Vediamo se riusciamo a procurarcene un po'. Va bene. Nel post-game, però. No, ora sono rimasto affascinato da quel cavolo di uccellaccio. Voglio sapere che ci fa qui. Beh, forse dopo che avremmo trovato l'erba... ci dirà tutto. Trovato l'erba. Oh! PG-13 sta diventando questo episodio. Mark, ti devo parlare. So già cosa vuoi chiedermi, Steve. Sei venuto a discutere per trovare modo di accedere alla torre, vero? Esatto. Ah, super informato come sempre. Arrivo subito al punto, allora. La loro intelligenza non smette mai di stupirmi. Sì, sono malapena parati e si sono subito capiti al volo. Sei venuto a chiedermi se puoi fare quello? Sì. Quello? Certamente. Esatto, quello dovrebbe bastare. Che diamine sarebbe quello? Oh. Ma Steve, non avevamo un piccolo problema con quello? Già, potrebbe essere un problema. Ma se usiamo quello, con quello... Serio? Ma di che quello stanno parlando ora? Già, se usiamo quello e poi quello, allora quello dovrebbe riuscire a... Ma che diamine! La smettete con tutti questo quello e iniziate a parlare normalmente? Esatto. Oh, scusate, siamo abituati a conversare così noi. Se volete capire di cosa stiamo parlando, forse è meglio mostrarvelo. Che diamine intende? Andiamo, seguitemi verso l'acquario. Il pesce razzo, no? Sì. All'acquario, cosa vuoi? Cosa c'è all'acquario? Ok, bene, ci siamo tutti. Ah, vuoi dirmi che quello è quello che penso che sia? Che paura. Ragazzi, da quanto tempo? Squalobot, come stai? Quindi con quello vi stavate riferendo a Squalobot? Esatto. Con il suo trivello dovremmo riuscire a superare la barriera. Wow, davvero? No, scherzano. Con questa posso trapanare i materiali più resistenti. Great, che storia. Vero? Ma, c'è solo un problemino. Sarebbe? Beh, c'è un problema, un bel problema. Mi piacerebbe? Il fatto è che non posso muovermi se sono fuori dall'acqua, ecco. Cosa? Puoi solo muoverti sott'acqua? È un pesce.
Davvero? Beh, non so se l'avete notato, ma è un pesce. Qualche volta Whisper è arguto. È possibile trasportarlo lasciandolo in acqua? Ci vorrebbe troppo tempo, dobbiamo trovare un'alternativa. Usate un razzo! Se spingete Squalobot con un razzo potrebbe funzionare. Facile a dirsi, ma alla Yopol non abbiamo ingegneri aerospaziali. Ok, forse no, voi non ne avete uno. Ma io sì, il caso vuole che conosca un ingegnere aerospaziale. Vuoi dire il dottor Volat? Lo troverò e gli chiederò di aiutarci. Capisco. Beh, vale la pena tentare. Grazie, torno subito a Valdor e vado a cercarlo. Se ci pensa Luna, allora possiamo stare tranquilli. Luna, contiamo su di te. Non dovrebbe più essere all'ospedale, dottor Volat. Come va? Dunque, abbiamo il rango A anche con Luna. Giusto? Anche se non possiamo giocare con lei. Ok, sappiamo, andiamo di nuovo a trovare il dottore. Cerchiamo nell'ospedale Fortuna, potrebbe essere ancora lì. Ma è sempre malato? Mi scusi, dottor Volat, volevo chiederle una cosa. Oh, ok, c'è nessuno? MG, se n'è andato! Il soletto sembra appena rifatto, che sta succedendo? Cosa faccio ora? Ho promesso a tutti che l'avrà riportato negli USA. Dovrei tornare da loro e dire, ops, scusate, non se ne fa più niente. Non ci pensare ora, dobbiamo chiedere in giro se qualcuno ha visto Volat. Hai ragione, non è ancora il momento di arrendersi. Ok, andiamo a vedere se qualcuno gli ha detto dove sia il dottore. Potremmo andare a chiedere alla reception dell'ospedale. Perfetto, ecco qui la signorina. Posso aiutarti, signorina? Come parla questa? Oh. Mi servirebbe le informazioni riguardo il dottor Volat, stanza 201. Ah, sì, credo che sia stato rimesso ieri. Dimesso? Già? Ma cosa? Significa che Volat è già tornato negli Stati Uniti. No, sembrava volesse trascorrere ancora un po' di tempo a Valdoro. Geniale, OMG, salvate l'Extremis! Ah, sa dove potrei trovare il dottor Volat? Dove potrebbe essere andato? I suoi posti preferiti o cose simili? Fammici pensare, dove potrebbe essere andato? Aspetta, ora che ci penso. Ho qualche idea? Quando il dottor Volat era qui, ha spesso chiesto il permesso di uscire. Di solito andava al museo del laghetto Zucca di Col di Brezza. Potresti trovarlo lì? Il museo del laghetto Zucca, grazie mille! Luna, andiamo al museo del laghetto Zucca. Ma la mostra spaziale... Ah, era qua sopra la mostra spaziale? Ah, non è Volat, ma... cosa c'è? Luna, riconosco quel tipo, l'ho visto con Volat. Oh, certo, lei è il tizio che è venuto a trovare il dottor Volat quella volta. Come conosci il dottore? Ehi, lei per caso sa dove sia il dottore? Per favore, la prego, abbiamo urgente bisogno di vederlo. Oh, beh, io sarei dovuto tornare negli Stati Uniti con lui. Ma ha detto che prima debba tornare sul luogo che ha sollevato il suo spirito. E poi se n'è andato chissà dove. Il luogo che ha sollevato il suo spirito potrebbe essere... Deve essere in Monte Selvoscura. Hai ragione, deve essere andato lì, non ho dubbi. Oh, con chi stai parlando, scusa? Con nessuno, non si preoccupi, grazie infinite. Luna, non perdiamo tempo, andiamo al Monte Selvoscura. Andiamo al Monte Selvoscura. Ma che strana ragazza. Però vorrei far notare io le orecchie su quel casco d'astronauta, che non è normale. Deve essere stato sulla testa di qualche eroe. Chissà di quale eroe si parla. Ma no, dai, anche il ballo spaziale. È qua sopra o sotto? Ah, qua sopra, meno male. Perché poi dovrebbe stare sotto, in effetti? Dottor Volat! Oh, siete voi? Che ci fate qui? Sono venuto a chiedere un favore enorme. Deve venire con me, ci sono persone che hanno bisogno del suo aiuto. Ok, non sono esattamente persone, ma che importa? Fatti sotto! Volat, ti prego, ho bisogno del tuo aiuto. Se non ci aiuti saranno guai per lo Yokai World. Non puoi sentirmi, vero? Mi stai chiedendo aiuto per salvare il mondo di Piccolo? Volat? Puoi vedere Piccolo vecchio me? Certo, riesco a vederti da quando mi avete mostrato il razzo. Mi dispiace non averlo detto prima. È tutto ok. Avrei avuto le tue ragioni. Ma c'è una cosa che vorrei dirti. Grazie, grazie infinite per tutto. Piccolo. Avanti, che aspettate, abbracciatevi. Quindi ci aiuterai? Ah, giusto, dimenticavo del piccolo problema.
Dottore, abbiamo disperatamente bisogno della sua conoscenza sui razzi, subito! Dovete prima spiegarmi meglio, non so come aiutarvi se non conosco il problema. Certo, certo, le spiegherò tutto mentre andiamo all'ora di Vitaliano. Dottor Volalt, si tenga forte. Wow, chi avrebbe mai pensato che questo mondo esistesse davvero? Salve! Mi stavamo aspettando, presumo che lui sia l'ingegnere aerospaziale. Esatto, è un'autorità in campo dei razzi. L'unico è solo Dottor Volalt. Weyla. È un piacere, dottore, io sono Mark Orkaberg. E io sono Steve Jones, benvenuto a bordo. Bene, non manca più nessuno. Andiamo nella sala delle riunioni per discutere della situazione. Yeah. Vai alla sala delle riunioni della Ioppolo. Ora, guarda caso, Traspec è attivo. Ti possa mangiare la coratella. Ci saranno ancora gli azionisti dell'altra volta? O siamo solo noi? Ah, per fortuna siamo solo noi. Esatto. Perfetto, vediamo un po'. Mettiamoci al lavoro. Chi avrebbe mai pensato di ritrovarci in un simile incontro? Umani e gli yokai che lavorano insieme. È un momento storico. Ma veramente combattevo con gli yokai da prima che fosse mainstream, eh. Comunque. Esatto. Una collaborazione tra umani e yokai. Ma molto più importante, siamo tre ingegneri con la stessa visione. Giusto? Beh, Mark, tu non sei un ingegnere. Sicuro? Però... diciamo che va bene. In effetti siamo simili. Certamente. Sembra proprio così. Allora cominciamo. Salve. Troppo belletta la musica. Il nostro obiettivo è chiaro. Dobbiamo fornire a Squalobot un modo per muoversi fuori dall'acqua. Senza il suo trivello non riusciremo a infrangere la barriera. Il modo più semplice per distruggerla sarebbe se lui riuscisse a colpirla. Fornirgli delle gambe sarebbe inutile. Ha bisogno di una forza propellente. Per farla breve, serve un razzo? Certamente. Esatto. È piacere sapere che ci capisce il volo. Vorremmo collegarlo in modo che non danneggi il corpo. Capisco. Bene, penso di avere tutte le informazioni necessarie. Quindi ci aiuterai, dottore? Sicuro. Ma certo, non è un problema. Ok, iniziamo i preparativi. OMG, questi tre geni fanno sembrare tutto così semplice. Che emozione. Avanti, costruiamo quel razzo. Sebbene io condivida il tuo entusiasmo, dubito che abbiano bisogno di noi. Salve. Lasciate fare a noi. Voi intanto andate a New York City. Ok. Suggerisco di andare allo Yopple Store. Farò sapere ai nostri impiegati che state arrivando. Alright, vi lasciamo a vostra aggeggiore propellente. E ci cambia automaticamente con Andrea. Oh yeah. Sono contento di essere me. Ecco qua, il dipendente. Ma... Salve, il nostro presidente ci ha informati del vostro arrivo. Vi chiedo solo di attendere per un po'. Alright. Chissà quanto ci metteranno a completare il progetto. Beh, stanno collegando un razzo a uno Squalobot. Ci vorrà un po'. Ma quanto tempo abbiamo? E se tornassero quei pipi picciotti? Se solo sapessimo cosa vuole esattamente il caro Papa Parino. Papa Pagino. Si chiama Papa Pagino. Non c'è nulla che possiamo fare al momento a parte aspettare. Già hanno fatto. Scusate per l'attesa. Cosa? Avete già finito? Avete fatto in fretta. Beh, non c'è tempo da perdere, specie in un mondo così tecnologico. E se la ridono alla grande. Quindi, dov'è Squalobot? Ve lo siete dimenticati? Tranquilli, sarà qui tra un minuto. Aspettate e lo vedrete arrivare. Ehi! Che rimodernizzazione! Che ne pensate? Da oggi potete chiamarmi Squalobot Air. Che dite della mia evoluzione? Incredibile, eh? Cool! Super, sei in formissima! Sicuro? Può muoversi come vuole ora. Certamente. Con i talenti che abbiamo il successo è rassicurato. Abbiamo fatto proprio un bel lavoro. Sicuro? Grazie a questa collaborazione sono riuscito a raggiungere grandi risultati. E non sarebbe mai successo senza l'aiuto di Piccolo.
Svolat, grazie di cuore. Ok, pronti al lancio? Wow, frantuma quella barriera in un triliardo di pezzi. Che storia, non vedo l'ora. Già. In verità ho qualche dubbio sulla riuscita di questa bizzarra impresa rischiosa. Cosa ti preoccupa? Hai dimenticato con chi stai parlando? Io sono Squalo Botteir e la mia trivella può distruggere qualsiasi cosa. Rocce, diamanti, caramelle durissime! Se lo dici tu, attendo il vostro ordine quando siete pronti. Bene! Allora, attiviamo subito Squalobot. Vai! Il mio aggiornamento è completato, sono pronto! Allora, vado dritto sparato verso quella torre gigantesca? Vai dritto sparato, amico! Ok, torre dei miei stivali, non mi fai paura. Preparati a farti tanto male! Ok, preparatevi allo spettacolo. Prenderò velocità sottoterra per poi colpire le torre. Perché sottoterra non sarebbe più veloce un volo diretto? Una scelta stilistica, vi piace? OMG, suo atteggiamento illogico è così cool! Arriva! Fai buon viaggio! Mi promette bene! Metticela tutta! Eh? Ah? Sono incastrato! Non c'è riuscito! Non arrabbiati! Oh. In candela! Ma tu sei... Non mollare! Io credo in te! So che ce la puoi fare! Il mio idolo! Forza! Davvero bello. Fantastico! Ottimo lavoro! Bene, allora ci manca solo... Carica verso la torre! Che stiamo aspettando? Il prossimo episodio ovviamente aspettiamo. Che cosa stiamo aspettando? Andiamo! Aspetta un attimo, stiamo ricevendo qualcosa dalla base Blasters! Mayday! Mayday! I pipipicciotti stanno mettendo sotto sopra la città! Sembra che abbiano bisogno di noi altrove. Giusto. Emergenza! Tutti gli eroi yokai devono battersi per proteggere New Yokai City! Dobbiamo lasciare la torre ai ragazzini per andare a combattere i pipipicciotti! New Yokai City è la nostra casa dopo tutto. Dobbiamo proteggerla a tutti i costi. Sbrighiamocela in fretta, così possiamo aiutare i ragazzini. Giusto. Andiamo, possiamo vincere! In quota di guardiani di New Yokai City, proteggeremo la pace! Nel nome della giustizia! Ed è sushi, ok. Andiamo! Guarda quei due lì tranquilli. Nessuno proprio manco di pezza, eh. Prima un edificio che sbuca dal nulla, poi un enorme squalo robot volante e quell'osco gruppo di tipi vestiti di nero. Ma che sta succedendo? Quindi i picciotti non sono yokai? Sembra proprio che questa città sia in grave pericolo. Così come i suoi misteriosi abitanti. Questi yokai. Sono davvero curioso. Bene, Sally, il dovere chiama, interveniamo? Ma che vai bladerando, Blader? Non ricordi dove siamo? Siamo anche noi vestiti di nero, no? Possiamo infiltrarci, che problema c'è? Non sai nulla e sei già convinto che riusciremo a passare inosservati? Sally, vuoi sapere cosa ne penso? Ok, sentiamo. Beh, hai visto come quella torre è sbucata la terra? Se la mia teoria è corretta, questa potrebbe essere la risposta che stavo cercando per gli Wi-Fi's. Stranamente non è male come teoria.
andiamo. Potrebbe valere la pena investigare sulla faccenda. Ovviamente sono alieni, uomini in nero, i Men in Black, che tra l'altro esistono veramente. Ce l'abbiamo fatta, chissà ora cosa ci aspetta. La fine dell'episodio. Siamo quasi al gran finale, alla resa dei conti. Eh già. Ehi, vi dispiacerebbe prendere la situazione un po' più seriamente? Ce l'avete fatta, che bravi, ora levatevi. Wow, hanno mandato un robot qui ad aspettarci. Non sembra un po' il gemello cattivo di Yopplebot? Penso voglia che ci leviamo di mezzo. Ne possiamo andarcene ora, siamo appena arrivati. Va bene, seguitemi, dove volete andare? Portaci al piano in cui si trova il Papa Padrino. Accesso al piano negato. Perché? Che razza di guida sei? Date un'occhiata lì. La vedete quella ruota sopra l'ascensore? Una ruota, a che serve? È quella di terminare il piano in cui porta l'ascensore. Una ruota? Significa forse che la scelta del piano è casuale? Corretto. Quindi, cosa dovremmo fare? L'unico modo per andare da Papa Padrino è completare i piani che ha creato. Si tratta dei 7 piani onirici. Bip, bip. Se li completate tutti e 7 avrete accesso all'ultimo piano. Oh, perciò, ricapitolando, dobbiamo completare 7 piani onirici. Ma l'ascensore è casuale e non possiamo accedere direttamente ai 7 piani. La cosa si fa interessante, right? Vai all'ultimo piano. Bene. Torre Papa Atrio. Con molto piacere, ma domani ci sarà l'episodio dove esploreremo tutti quanti, purtroppo ci tocca, i piani dell'ascensore della torre. E dopodomani il capitolo finale. Quello in cui sconfiggeremo il Papa Pagino. E poi inizieremo a bomba il postgame subito con il rango S. Ve lo ricorderò anche nei prossimi 2 episodi. Ad ogni modo, Cuggio, questo video termina qui e come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente di guardare in descrizione per i link a Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!